L'errore che spesso facciamo tutti è ritenere il giornalismo come tutto uguale o comunque mistificatorio di fatti e opinioni oggettivi, o comunque ritenere anche il giornalismo come asservito a determinati uomini del potere, affiliati a figure politiche di rilievo, che quindi legano le mani di chi vorrebbe esercitare questa professione. Questo è lo sbaglio che commettiamo tutti. E sbagliamo quindi a generalizzare tutte le nostre riflessioni in questa età moderna in cui la comunicazione è cambiata. E lo dico sinceramente con tutta, io spero, l'onestà intellettuale del caso, perché provengo da una forza politica che spesso e volentieri non ha mancato di aprire un dibattito anche molto acceso proprio con tutte le varie testate e un certo modo di fare giornalismo e di fare informazione. Per contro però noi riconosciamo che esiste un certo modo di fare giornalismo e di fare informazione, che è quello che riguarda l'indagine, la critica sociale, il reportage, tutte cose assolutamente importanti che però spesso arrivano a toccare poteri forti laddove la giustizia non arriva, ci arriva l'informazione. E allora in questo caso ci sono figure che ci piace definire anche eroi moderni. Questi sono i vari bloggers, quelli che operano sulla rete, quelli che riescono ad arrivare a questa verità. Non a caso l'evento che triste che è successo una settimana fa dell'uccisione della giornalista e blogger Daphne Caruana Galizia a Malta è proprio un episodio sintomatico di questo, di come l'informazione riesca ad arrivare a toccare le corde più sensibili della società e soprattutto degli organi di potere, e quando abbiamo degli uomini di potere che non riescono più a bloccare all'origine un certo tipo di informazione e di giornalismo, allora decidono di eliminare fisicamente l'autore di questo processo di ricerca della verità. Verità che nello stesso tempo viene a mancare, oltre che a mancare il rispetto dei diritti umani e di un concetto sacrosanto che è quello della trasparenza nel veicolare le informazioni. Non a caso, infatti, la blogger Galizia stava lavorando su due importanti file, i Panama Papers e i Malta Files, che hanno praticamente fatto emergere come Malta, allo stato attuale, sia un paradiso fiscale in Europa, una sorta di Panama europea, e non a caso ci sono 8.000 aziende con sede a Malta, con direttori italiani che non hanno mai visto e non sono mai transitati attraverso l'isola. Quindi questo è sintomatico anche proprio di una tendenza italiana che non è assolutamente ammirevole. E in Italia stesso abbiamo avuto delle morti illustri, purtroppo, che adesso ricordiamo, che si sono fermate in maniera prematura alla ricerca di questa verità. Inutile menzionarli ancora, Falcone e Borsellino, che non erano giornalisti, però comunque la fine prematura di queste persone ha una matrice che è la stessa, l'avvicinarsi sempre e comunque alla verità di un'informazione che a noi manca in questa età moderna. Allora viene da chiedersi: qual è la libertà di stampa ancora in Italia? Questa è la domanda che voglio fare quest'oggi. La libertà di stampa, la libertà di riflessione. Mi scusi, consigliere, invito davvero i colleghi a fare maggiore silenzio. Prego, consigliere Sollazzo. Grazie, Presidente. Stavo quindi chiedendo all'Aula dove arriva la libertà di stampa, dove arriva la libertà di ricerca di quella che è la verità che necessita la cittadinanza. Perché dall'ultimo studio di Reporters Sans Frontières, un'organizzazione che si occupa proprio dello studio delle libertà di informazione, l'Italia fa un balzo dal 77esimo posto al 52esimo posto per libertà di informazione. 25 posizioni che però non giustificano assolutamente una libertà che rimane ancora vincolata, una libertà che ancora viene repressa proprio come una tassa all'origine. In Italia non c'è neanche il problema di dover eliminare un avversario giornalistico scomodo, perché la libertà di stampa viene bloccata già all'origine. Quindi l'unica cosa che ci consola è essere in questo ranking mondiale al di sopra di paesi che vivono una situazione di spirito totalitario o dittatoriale, come Nord Corea, Bahrain o Burundi, ma il risultato purtroppo non cambia. Quindi quello che noi vogliamo auspicare per il futuro di questo Paese è una libertà da ricercare attraverso forme di comunicazione sempre nuova, e non lo dico per tirare acqua al nostro mulino, ma laddove la stampa viene assolutamente influenzata e viene bloccata, allora la rete potrebbe essere ancora la frontiera libera dove poter operare, dove poter cercare questa verità. La rete
e quindi in questa nuova figura di blogger, perché alla fine quando siamo sulla rete noi anche come portavoce politici ci dobbiamo prendere tutte le responsabilità del caso per ogni riflessione, ogni tipo di esternazione che si fa, perché non siamo semplici fruitori ma siamo tutti quanti alla stessa maniera blogger nel momento in cui entriamo sulla rete. E quindi blogger alla ricerca della verità. Chiudo semplicemente citando un vecchio fuoriclasse come George Orwell, che diceva sempre che nel tempo dell'inganno universale dire la verità è ancora un atto rivoluzionario. Grazie. Grazie consigliere. La parola alla consigliera Rienta, prego. E devo dire che meno male che ci sono commercianti italiani che resistono con orgoglio. Secondo me quelli sono davvero degli eroi. Grazie. Consigliere Sollazzo, prego. Grazie Presidente. L'errore che spesso facciamo tutti è ritenere il giornalismo come tutto uguale o comunque mistificatorio di fatti e opinioni oggettivi, o comunque ritenere anche il giornalismo come asservito a determinati uomini del potere, affiliati a figure politiche di rilievo, che quindi legano le mani di chi vorrebbe esercitare questa professione. Questo è lo sbaglio che commettiamo tutti. E sbagliamo quindi a generalizzare tutte le nostre riflessioni in questa età moderna in cui la comunicazione è cambiata. E lo dico sinceramente con tutta, io spero, l'onestà intellettuale del caso, perché provengo da una forza politica che spesso e volentieri non ha mancato di aprire un dibattito anche molto acceso proprio con tutte le varie testate e un certo modo di fare giornalismo e di fare informazione. Per contro però noi riconosciamo che esiste un certo modo di fare giornalismo e di fare informazione, che è quello che riguarda l'indagine, la critica sociale, il reportage, tutte cose assolutamente importanti che però spesso arrivano a toccare poteri forti laddove la giustizia non arriva, ci arriva l'informazione. E allora in questo caso ci sono figure che ci piace definire anche eroi moderni, questi sono i vari bloggers, quelli che operano sulla rete, quelli che riescono ad arrivare a questa verità. Non a caso l'evento triste che è successo una settimana fa dell'uccisione della giornalista e blogger Daphne Caruana Galizia a Malta è proprio un episodio sintomatico di questo, di come l'informazione riesca ad arrivare a toccare le corde più sensibili della società e soprattutto degli organi di potere, e quando abbiamo degli uomini di potere che non riescono più a bloccare all'origine un certo tipo di informazione di giornalismo, allora decidono di eliminare fisicamente l'autore di questo processo di ricerca della verità. Verità che nello stesso tempo viene a mancare, oltre che a mancare il rispetto dei diritti umani e di un concetto sacrosanto che è quello della trasparenza nel veicolare le informazioni. Non a caso, infatti, la blogger Galizia stava lavorando su due importanti file, i Panama Papers e i Malta Files, che hanno praticamente fatto emergere come Malta, allo stato attuale, sia un paradiso fiscale in Europa, una sorta di Panama europea, e non a caso ci sono 8.000 aziende con sede a Malta, con direttori italiani che non hanno mai visto e non sono mai transitati attraverso l'isola. Quindi questo è sintomatico anche proprio di una tendenza italiana che non è assolutamente ammirevole. E in Italia stesso abbiamo avuto delle morti illustri, purtroppo, che adesso ricordiamo, che si sono fermate in maniera prematura alla ricerca di questa verità. Inutile menzionarli ancora, Falcone e Borsellino, che non erano giornalisti, però comunque la fine prematura di queste persone ha una matrice che è la stessa, l'avvicinarsi sempre e comunque alla verità di un'informazione che a noi manca in questa età moderna. Allora viene da chiedersi: qual è la libertà di stampa ancora in Italia? Questa è la domanda che voglio fare quest'oggi. La libertà di stampa, la libertà di riflessione. Mi scusi consigliere, invito davvero i colleghi a fare maggiore silenzio. Prego consigliere Sollazzo. Grazie Presidente. Stavo quindi chiedendo all'Aula dove arriva la libertà di stampa, dove arriva la libertà di ricerca di quella che è la verità che necessita la cittadinanza, perché dall'ultimo studio di Reporters Sans Frontières, un'organizzazione che si occupa proprio dello studio delle libertà di informazione, l'Italia fa un balzo dal 77esimo posto al 52esimo posto per libertà di informazione. 25 posizioni che però non giustificano assolutamente una libertà che rimane ancora vincolata, una libertà che ancora viene repressa proprio come una tassa all'origine. In Italia non c'è neanche il problema di dover eliminare un avversario giornalistico scomodo, perché la libertà di stampa viene bloccata già all'origine.
Quindi l'unica cosa che ci consola è essere in questo ranking mondiale al di sopra di paesi che vivono una situazione di spirito totalitario o dittatoriale come Nord Corea, Bahrain o Burundi, ma il risultato purtroppo non cambia. Quindi quello che noi vogliamo auspicare per il futuro di questo paese è una libertà da ricercare attraverso forme di comunicazione sempre nuova, e non lo dico per tirare acqua al nostro mulino, ma laddove la stampa viene assolutamente influenzata e viene bloccata, allora la rete potrebbe essere ancora la frontiera libera dove poter operare, dove poter cercare questa verità. La rete, e quindi in questa nuova figura di blogger, perché alla fine quando siamo sulla rete noi anche come portavoce politici ci dobbiamo prendere tutte le responsabilità del caso per ogni riflessione, ogni tipo di esternazione che si fa, perché non siamo semplici fruitori ma siamo tutti quanti alla stessa maniera blogger nel momento in cui entriamo sulla rete, e quindi blogger alla ricerca della verità. Chiudo semplicemente citando un vecchio fuoriclasse come George Orwell, che diceva sempre che nel tempo dell'inganno universale dire la verità è ancora un atto rivoluzionario. Grazie.